Buongiorno ragazzi, oggi facciamo i biscotti senza glutine con la farina di mais. Abbiamo bisogno di 300 g di farina di grano mais, 100 g di farina di riso, 100 g di farina senza glutine. Io aggiungo poi 50 g di maizena e 30 g di fecola di patate. Due uova. Due cucchiaini di lievito se lo vogliamo più morbido, altrimenti basta uno. La vanillina, 150 g di zucchero, di cui 100 di zucchero di canna e 50 di zucchero normale, 80 g di olio di semi di mais, un bicchiere di latte, ovviamente l'uvetta e le mele. Iniziamo. Allora, iniziamo mettendo i 300 g di farina di mais fioretto. g di farina senza glutine multiuso. g di farina di riso. g di amido di mais, 30 g di zucchero di patate. g di zucchero di canna. g di zucchero bianco. La vanillina, una bustina. Io metto un cucchiaino di zucchero di lievito, scusate. Adesso togliamo la bilancia, che non c'è più bisogno di pesare. Mescolo il tutto. Aggiungiamo gli 80 g di olio di semi di mais. Un bicchiere di latte, due uova. Amalgamiamo il tutto. Abbiamo aggiunto l'uvetta precedentemente lasciata ammorbidire nell'acqua e due mele tagliate a pezzettini piccoli. Amalgamiamo di nuovo bene e poi lasciamo riposare per mezz'ora in frigorifero. È passata mezz'ora, accendiamo il forno a 180 gradi, intanto che prepariamo i biscotti. Iniziamo a fare i biscotti aiutandoci con due cucchiai. Li apriamo leggermente.
Il primo vassoio è fatto e abbiamo fatto 35 biscotti. Adesso riempiamo il secondo. Io aggiungo un po' di zucchero di canna grezzo sopra, che fa quella crosticina buona buona. E adesso inforniamo per 20 minuti. Vediamo se sono cotti. Lascerei ancora 3 minuti. Adesso sono pronti. Eccoli qui, profumatissimi. Inforniamo l'altro. Aspettiamo altri 20 minuti. Andiamo a riprendere l'altra infornata. Belli cotti anche questa. Senti che bel calduccio. Vi chiederete perché con due teglie ho infornato due volte, perché ho provato a farlo una volta tutti e due insieme, ma la cottura è diversa. Non mi ha soddisfatto, per cui facciamo una teglia alla volta. Con questi sono 65 biscotti e adesso ne assaggiamo uno. Devo dire buonissimo. Provare per credere. E continuate a seguirci sul canale, cliccando la campanella per rimanere aggiornati. Ciao!